Benvenuti a un nuovo video, sono Blitz e oggi penso che siamo ritornati nel suo ultimo episodio di la nostra run su quei tipi normali. E nello scorso episodio sono riuscito a battere gli ultimi due palestre e battere il nostro rivale e siamo andati davanti, l'entrata per gli Elite Four e il campione. Iniziamo, parto con Big Mama, Kangaskhan, perché Lorelei penso che userò solo la mossa tipo fuoco, perché ho solo la Beam che l'ho fatto solo imparare a Kangaskhan tutte e due le mosse, ma pensando che ho paura che mi congelano perché la mia sfiga potrebbe essere così alta che mi possono congelare. E sapendo che pochi sono di tipo ghiaccio, pochi sono di tipo solo acqua, di che vediamo se è di tipo solo ghiaccio, e penso che è di tipo ghiaccio acqua. Ok, posso provare a fare un strength. Ha fatto di meno di quello che pensavo. Sto surf potrebbe farmi del male, ma resisto. Non ho fatto sull'arbimba, non so perché, ma perfetto, deve morire adesso, deve morire. Strength. Ci ho messo tanto per ucciderla, perché c'è un po' come che c'è una mossa di tipo. Provo a mettere Joe, ma provo a mettere, non sono sicuro, perché non so se Joe neanche fa qualcosa, perché so che c'è una mossa di tipo elettro, ma non basta avere mosse solo di tipo elettro, basta avere mosse forti di tipo elettro. Ha fatto del danno, ma non ha fatto così danno migliore che potrebbe fare una mossa. E adesso lei mi colpirà anche a me, perché sì, solo me, perché lui non colpirà mai. Ho delle super pozioni. No, io uso una hyper potion su Kangaskhan. Oh, questo sarà brutto. Sto perdendo la maggior parte del tempo, ma dai, posso morire. No, sono stupido. Ho già pensato a una mossa che potrei fare. Faccio un dig. Fai un dig. Non aspetta. Oh no! Scusa, faccio un dig, faccio un dig. Lui usa proteggi, ma io mi scavo sotto i piedi. Chi ha detto che io ti colpisco adesso in questa roba? Perfetto, le ho fatte la vita che potrei riuscire a sfruttare adesso. Spero di sì. Un shockwave deve fare. Ho usato due volte protect. Spreco un super fang, dai. Spreco un super fang. Spreco. Non può colpirsi adesso. Non può proteggere, è impossibile. Ci ho portato 3 volte di fila. Adesso sono più veloce. Su cluster giù. Slow blow sarà un po' problema, ma la mia tattica è usare super fang, così faccio metà vita. Poison. Perfetto, un surf potrebbe farmi un crit e ammazzarmi. Vediamo se sono. Ci riesco a shottare, perché non so. Io penso che è troppo vita per shottarlo. Troppa vita. Ha tanta vita per shottarla, tanta vita. Specs fa male. Solar beam. Se esiste un altro surf. Sì, Solar Beam.
Sì, dai, sta andando difficile sulla prima Elite Four. Non riesco soltanto una Elite Four. Una. Qualcuno può fargli un danno decente così posso ammazzarla. L'APA ha sbuttato giù con un botto di difficoltà. E Jinx. E Jinx buttata giù. Oh mio Dio, sarà più difficile di quanto pensassi. Vediamo gli altri. C'è Bruno. E adesso battiamo Bruno. Il secondo Elite Four. Bruno. Questo è il metto su Onix che per, non penso che esista nessun sia un Netquick sia un surfo. Anche un critical. Surf buttato giù un Onix. Cinzia. Cinzia. Per il suo Hitmon. Uno dei suoi Hitmon. Il problema sono. Io sono tipo la lotta di che. Lui che Pokémon che posso usare. È Cinzia. Cinzia. La fame Rock Tomb che è super efficace. Non pensarci proprio. Già che questo è un Pokémon duro da uccidere. Perché. Sì, per fortuna ce l'ho fatta a ammazzarlo. Machamp. Speriamo che non è più veloce di me. Machamp, che è solo due livelli sotto di me, di che può resistere un fly. Ho usato uno scary face. Potrebbe farmi una mossa super efficace per adesso. Ho sopravvissuto un cross chop, pensavo che non sopravvivevo. Batto l'itmollis con problemi perché lo Scarface si è rivolto contro, perché adesso sono più lento di tutti i suoi Pokémon. E manco su Onix che cambia Pokémon naturalmente. Metto Big Boy, certamente. Uso Surf, sì. Lo sciotto? Penso di sì. C'è una cosa che non ho ancora capito. E non, una cosa che non capisco, perché fa un Onix più veloce di me? L'unica cosa che non ho capito. Perché Bruno, in Gold, Heart Gold, sul Silver, ha un Onix? Perché hai Onix? Serve uno Steelix? Vabbè. Ma ha un Onix. Onix. Un po' così. Non forte. Non è forte Onix. Agata. Terza, Agata. Il problema dei suoi Pokémon sono di tipo Ghost e Dark. E la cosa bellissima è che in questa generazione c'è solo un Pokémon di tipo Ghost. Che è Gengar. Di che deve solo avere una squadra intera di Hunter, Gengar e Gastly. Di che se sono veloce posso farli. Se lui non fa double team, fammi double team. Io ho la mia tattica. Ita, sono felice che non mi addormenta. Ma manco confuso, perché non mi.
Già che non è bello che mi confonde, perché posso missare. No, non ho missato. E non capisco perché non ho one-shotato Gengar. Questa volta l'ho one-shotato sicuramente perché l'ho abbassato la difesa, ma prima potevo one-shotarlo. Ti colpisce ancora? Ah, ho usato un Psychic, evviva! Perché non riesco a shottare un Pokémon? Sono Pokémon che hanno mosse non super efficaci. Io ho un Psychic super efficace, sono come 5 livelli sopra. Adesso c'è il suo Arbok, che anche lui. Anch'io Psychic è super efficace. Ma mi ha abbassato l'attacco. Già che avevo già problemi da solo senza che mi abbassavi l'attacco. No, 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 non sopravvivo uno. Arbok buttato giù come maestro. Cioè, sono rimasto con 40 di HP. E adesso devo curarmi. Gengar l'ha battuto, ha missato 2 volte Hypnosis, che penso che mi avrebbe portato una cosa brutta. Divengo sotto Hunter. Ti vedo che stai ancora. Hunter buttato giù e sono riuscito anche a battere la penultima Elite Four Agatha. E ultimo, cioè, mi ha messo prima Face, poi mi ha messo un altro Hunter. Adesso devo curare ancora i Pokémon. Adesso c'è l'allenatore dei draghi, uno dei più forti, Lance. C'è Lance, ah, stupid Lance. Il tuo problema sono i tuoi Pokémon di tipo drago e io come osso di tipo ghiaccio ho solo Hypnosis. No, aspetta, non è efficace, usiamo un Psychic. Ho dimenticato che parte con Gyarados. Partire con Gyarados è un problema perché adesso non so chi devo mettere. Come ci vediamo dopo che ho ammazzato Gyarados. Ah, Gyarados ce l'ho fatto a botto dopo un po'. Voglio chiedere, Solar Beam mi sta scammando un pochino perché ogni tanto uso Solar Beam. Non shotta un cabo, non gli fa praticamente niente. C'è qualcosa che non va con Solar Beam, che non sto facendo danno, perché praticamente non gli faccio danno con Solar Beam. Posso usare un Surf? No, uso un Ancient Power. Perfetto, così non spreco Blizzard. E tu perché non uso un Blizzard semplicemente? Perché ho paura che non voglio sprecarli. Sprecare Blizzard è come sprecare oro. Dire che no. Soprattutto perché sì, Blizzard è utile contro i suoi Dragonite. Parlando di Dragonite, non l'ha messo. Ma ha messo il suo Ace Dragonite, non il suo Dragonite. Oh no, sì, ha messo. No, posso one-shotarlo? Non penso proprio, ma. Perfetto, questo danno. È una Citrus Berry. Mannaggia te, Lance. Colpa tu, perdo sempre tempo nei miei video, Lance. Oh no, oltraggio. Battuto su Dragonite, che mi ha iniziato a spammare oltraggio. Adesso manco il suo dragone. Ah, no, ero felice, ma poi ho pensato che
Susanna fu il dirke. Sì, fu il resto, scusa, dirke. Ma l'ho concesso due volte. Ho una fortuna di quelli là. Patetici. Penso che la butta giù. Ah, il primo ho buttato giù, messo manca il solo. Il secondo. Ok, Dragonair. Safeguard. Non so perché ha buttato subito il suo Ace Pokémon. Non il Dragon cosa usava Safeguard. Così saltava tutti. Oltraggio che fa malissimo. Ma solo perché è un po' sottolivrato diverse differenze di suoi altri Pokémon. Tanto sto dicendo batterlo. Adesso tocca. Sì, adesso tocca al campione. Curiamoci i Pokémon. Cioè, zitto. Blu. O come chiamarti? Fight. Senza T. Perché sì, dai. Non me lo metti tra T perché l'avevo sbattito, perché l'avevo sbagliato. Sbatti. Parti come sempre con il tuo Pidgeot. Io parto facendo un sing. Questa roba di fatta. Usa Feather Dance. Mi abbassa una volta l'attacco. Se riesco a colpirti il sing. No, io ci riprovo sempre. Fino a che non colpisco il sing. Perché io sono una persona di. E se tu non. Se io ho messo il sing due volte. Battuto il suo Pidgeot. Con grandi problemi. Ah, già buttato la Kazam. Qui provo ad andare con Big Mama. Oh my god. Ci ho messo più un sacco per buttare su Pidgeot. Perché mi ha mosso più forte di tipo. Ora c'era Rollout. C'era Rock Tomb, ma Rollout è più forte secondo me. Reflex che si alza a difesa. Che brutta persona. Che Psychic potrebbe farmi un veramente del male. Noto Psychic. Se lo se non mi fa un crit. Executor. Ragazzi, basta accendere il ventilatore perché non me ne frega anche se sentite dei rumori. Non me ne frega. Fly. Faccio meno di quello che pensavo. Perché non mi si slip powder? Questo qua non l'ho messa proprio. Questo qua non l'ho messa proprio. Missato. Fly like a eagle. Slipodon non funziona. Scusa, voglio provare a addormentare per tutti i costi. Farà più male perché non c'è più. Erase. Full restore. Usa. Io che come persona decente sapevo che tu ti curavi, non sapevo che cambiavi Pokémon. Io come persona decente che sono io, cosa faccio? Metto il mio Pokémon, gli torno dietro, so che mi cambi Pokémon, dire che cambiano. Cosa brutto che adesso il tuo Ezreal ha tutta vita e l'hai cambiato. Ok, qual è il tuo piano stupido? Perché ti faccio un drill back? Perché non capisco qual è il tuo piano. Mi vuoi. Cioè, lo so che poco male ti fai così perché sei un brutto bambino. Sono più veloce e il tuo
executare nella sua tomba quello che si meritava. Rhydon, uno dei Pokémon più scarsi contro i tipi acqua e anche i tipi erba. Ma io di tipo erba c'è solo Solar Beam, che non lo userò perché fa male, ma non so, secondo me non so perché mai non fa mai niente. Earthquake contro un Pokémon di livello 5 potrebbe one shotarmi proprio, ma io sopravvivo come un vero boss. E io sapevo che se shottava 100%, shottava sempre. Penso che il Pokémon più forte è Big Boy. E manda uno dei suoi Pokémon rompipalle. Seconda volta Lily resta in vita contro Pokémon più forte. Butta il suo Charizard, uno dei suoi Pokémon più forte. Io pensando e capendo che potrebbe essere una brutta scelta mettere un Surf Fire Blast. Potrei non... No, ma io uso sempre Surf stesso. Anche detto pensiero che mi è bruciata. È la fine. Full Restore per salvare tutti quanti. Lascia una mossa che sotto, cioè, fa malissimo, fa solo 70, fa malissimo. Penso che hanno sbagliato il calcolo, perché Slash fa malissimo per essere una mossa che non fa così tanto male. Fire Blast fa malissimo anche quella là. Brucia di nuovo. Là. Nope. Not this time. Perché brucia tanto? Fire Blast forse ha questa abilità di far bruciare di più, perché mi sto bruciando come se fosse la mossa più forte. Intanto lui mi fa un altro Fire Blast, gli faccio un Blizzard. Scommetto che si cura. Se non si cura testonamente di che potrei... Nope. Sono già arrivato alla fine, dico, anche se muore lui. C'è un altro Pokémon con una mossa di tipo acqua, di che... Ma anche se muore lui, ma io posso resistere un colpo facendo a full heal. Ragazzi, detto, ma è morto. C'ho un altro Pokémon con tipo acqua, gli fa finire. Guarda quanto è carico il mio telefono. Potrebbe spegnersi da un momento all'altro. E voi non potete pensare solo a noi, dovete pensare anche il mio telefono. Dai, ci ho risolto, buttato giù. Sapevo. Ecco, ce l'ho fatta. Un altro gioco Pokémon fare un'altra volta il battuto Ferred Champion. No. Sì, lo so, il tuo best. Ma non è colpa mia che non hai coperto tutti i tipi, ma. In realtà sì che li ho coperto col tuo Rhydon. Sì. Portami in quell'alba di. Grande piacere, intanto c'è ancora il ventilatore e mi sto... Oh, puoi andare veloce? Andare così lento sembra una lentezza umana. Sì, sono il campione, sono campione e lo so. Proprio vedere la squadra del campione. Che bella la squadra del campione. Jigglypuff, un Clefable, uno Snorlax, un Kangaskhan, un Raticate e un Firo. Io in questa run ho portato Pokémon fino alla fine. Per esempio, Firo, Kangaskhan, Raticate, Clefable e Jigglypuff. Non ho mai portato fino a questo livello. A questo punto, Snorlax l'ho portato sempre fino a qua. Snorlax è rotto, perché non solo impara tante mosse che poco nella squadra mia non imparava nessuno. Ma sì, è fortissimo e ha una vita di rotta per... Ma Bissi c'ha una vita più rotta. Chansey ha una vita più rotta. Se avevo Chansey penso che questa run era già finita. Poteva darmi già darmi il ruolo da campione perché avevo già vinto. Dai, per questa serie è tutto e ci vediamo alla prossima serie. Peace, ciao.